Buongiorno, grazie di essere venuti sul mio canale Libri e Altri Animali. Oggi vi voglio parlare di un altro dei riferimenti storici presenti in Omicidio al Museo. Questo riferimento riguarda la città di Torino. Vi presento intanto una lupa che deve venirmi in braccio, non c'è santo, lo devo tenere in braccio. Allora, o lo chiudo fuori, ma poi inizia a grattare. Allora, stavo dicendo che voglio parlarvi brevemente del ghetto di Torino. Nel romanzo ho inventato un hotel nel quale si dipanano alcuni dei momenti della vicenda in una piazza che è quella che i torinesi conoscono come Piazza Carlina, ma la cui toponomastica è Piazza Carlo Felice, scusate, Piazza Carlo Emanuele II. In realtà nel racconto trasferisco in piazza Cavour parte dei riferimenti storici, ma queste due piazze sono praticamente confinanti e le case, cioè il ghetto, il muro del ghetto passa per entrambe le piazze. I riferimenti storici li ho presi da questo libretto che adesso vi faccio vedere, che mi hanno regalato quando ero insegnante. Edito dalla città di Torino e dall'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, e si intitola, come vedete, Torino 1938-1945. Allora, quando nasce il ghetto di Torino? Il ghetto di Torino, come nelle altre città italiane, nasce nel 1555 con la bolla papale Cum Nimis Absurdum. Cos'è che era troppo Nimis Absurdum? Il fatto che cristiani ed ebrei fossero costretti a coabitare. Quindi questa bolla statale sancisce che bisognava creare dei luoghi appositi di residenza per gli ebrei. Il ghetto sarà il luogo nel quale gli ebrei verranno rinchiusi, gli ebrei torinesi, tutti gli ebrei italiani e direi d'Europa, insomma, parlando in più in generale. Andranno ad abitare, dovranno svolgere le loro occupazioni all'interno del ghetto. Le condizioni di vita sono leggermente meno coercitive di quelle poi che verranno emanate con le leggi razziali, non parliamo poi dello scoppio da quando inizierà la deportazione in poi. E quindi tutta la borghesia torinese ebraica si trasferirà a vivere da quelle parti e andranno ad abitare piccoli commercianti che occuperanno tutto il quadrilatero che praticamente va da Via Po verso Porta Nuova e che riguarda in particolare via Calandra, via San Francesco da Paola, via San Massimo e via dell'Accademia. Vi andranno ad abitare anche i notabili, quindi medici, avvocati e professori. Oggi diremmo alto borghesi a diverso titolo. A partire dall'occupazione napoleonica che inizia nel giugno, scusate, del 1800, Napoleone annette il Piemonte alla Francia e viene direttamente a Torino, fa distruggere buona parte delle mura e dei bastioni della città e fa distruggere anche le mura del ghetto, o perlomeno una buona parte delle mura del ghetto. In ottemperanza alla regola della Rivoluzione francese che i cittadini sono tutti uguali. Quindi gli ebrei che decidono di andarsene possono finalmente andarsene dopo secoli, che volevano trasferirsi in altri quartieri, che volevano andare a vivere in altre città, possono farlo. Quelli che vogliono restare perché lì hanno le loro attività, la loro vita, sono nati e cresciuti, invece rimangono all'interno del quartiere. Quando nel 1938 verranno emanate scusate, sto prendendo il libro perché poi vi devo far vedere delle cose, verranno emanate nel 1938 le leggi razziali, le mura del ghetto, il ghetto si chiuderà nuovamente.
ci sarà un cancello che è questo che vi faccio vedere, la foto l'ho presa appunto dal libro che vi ho citato prima e lo trovate ancora oggi se da scendendo giù da via Maria Vittoria andate verso il Po, sulla destra vedrete esattamente questo cancello, spero si veda bene. E questa che vedete sono le mura del ghetto di Piazza Carlina, nella parte di Piazza Carlino, che sono state trasformate in abitazioni. Chi è che andrà ad abitare in queste abitazioni nel 1938? Gli ebrei meno abbienti. Gli ebrei meno abbienti andranno ad abitare in alloggi, che venivano, perché poi più famiglie abitavano nello stesso alloggio, che venivano ricavate all'interno di quello che restava delle mura del ghetto. Spero di avervi fatto venire la curiosità, se passate per Torino o se ci abitate, di visitare queste vie con un occhio diverso. Il prossimo video... Nel prossimo video vorrei parlarvi invece dell'autopubblicazione, in particolare della mia esperienza di autopubblicazione e anche degli errori da non commettere che ho commesso io, però è stata una bella esperienza e ve ne parlerò nel prossimo video. Chiudo qui questo piccolo riferimento storico della città di Torino, vi ringrazio per avermi seguito, a presto, ciao!